Borgo Tossignano, festa del volontariato, una giornata per nuovi. Borgo Tossignano, il chiosco lungo fiume isolato dagli eventi. Fontanelice, tutto pronto per la caccia. Music Garage, ospiti il Sunday. Salve amici di Televallata, anche oggi venerdì 17 maggio 2013 il TG della Vallata del Santerno è qui con voi. Sabato 11 maggio 2013, in occasione della festa del volontariato, è stata dedicata un'intera giornata al comune di Novi di Modena, colpito dal sisma esattamente un anno fa. Vediamo i dettagli nel servizio. Allora oggi siamo qui perché questa giornata è nata, come tanti poi telespettatori di Televallata sanno, le associazioni di Borgo l'anno scorso hanno incentrato tutte le loro attività per una raccolta fondi per il comune di Novi di Modena, che noi abbiamo scelto di aiutare nel nostro piccolo, facendo tutte iniziative, raccogliendo fondi che poi serviranno anche per la ricostruzione della casa di riposo. Ecco, noi l'anno scorso abbiamo portato il nostro piccolo contributo, che secondo me per un comune come il nostro è anche un grande contributo, ma al di là anche dell'entità del contributo, tutte le associazioni che si sono date da fare per portare a Novi questa cosa. Ecco, quest'anno Novi ci ricambia il favore, perché nell'ambito della nostra festa del volontariato oggi è la giornata dedicata a loro. Da ieri è arrivato l'associazione Il Ghiottone, che sono con noi nello stand gastronomico che stanno preparando adesso per questa sera. Abbiamo qui con noi Manuela Rossi, che è la presidente della Prolocco, la Filarmonica, che è anche qui, e poi l'amministrazione comunale, e abbiamo anche allestito con il Fotoclub Novese una mostra che riguarda il terremoto sotto allo stand gastronomico. Intanto voglio ringraziare il comune di Borgo Tossignano, ma in particolare questa comunità e tutti i volontari che ci hanno dedicato questa iniziativa. So che sono stati ospiti anche nel nostro comune, quindi è diventata quasi una presenza costante, un legame d'amicizia che si sta creando fra questi due comuni, ma soprattutto fra le associazioni di volontariato. Noi oggi abbiamo portato qui, posso dire, il meglio che potevamo esportare dal nostro comune, la banda e le mondine, per portare anche un momento d'allegria e di condivisione. Poi guarderemo anche la mostra fotografica, dove il nostro fotoclub comunque ha immortalato le cose, come posso dire, che fanno più male alle persone, le case distrutte, quello che ci ha colpito maggiormente sia nella comunità che nei cuori e nell'anima. Quindi io spero anch'io che questa sia una bella giornata, la concluderemo insieme in modo felice per tutti, e ringrazio ancora tutti voi per questo bel momento. Grazie. Intanto dovrei ringraziare Borgo Tossignano, perché è vero, è piccolo, ma il contributo che ha portato è stato veramente notevole. Piccolo di statura, grande di cuore, grande cuore, ma soprattutto questa cosa ci ha veramente affratellato. Noi ci siamo trovati benissimo, è stato un momento di amicizia importante e anche molto commovente, perché siamo riusciti anche a piangere insieme. Per noi era un momento delicato, abbastanza fresco purtroppo dal terremoto, però ecco, le associazioni che seguono tutte lo stesso filone di volontariato, di attenzione alle esigenze della gente, si sono mosse, e oggi tocca a noi ricambiare con quello che il nostro paese può offrire. Bene, questo era il servizio sulla festa del volontariato. Vi ricordo che a tal proposito ci sarà un servizio molto più ampio, più completo, della nostra rubrica Vallata Reporter, che sarà caricato a breve. Ora ci spostiamo al Parco Lungo Fiume di Borgo Tossignano, che per anni è stata la sede storica di moltissime feste, Giostra in Festa, Festa del PD e altre iniziative delle varie associazioni. Quest'area in prossimità del chiosco è stata però abbandonata in favore di un'altra area in prossimità del centro sportivo, quindi vicino al campo sportivo, dove si svolgeranno da quest'anno la Giostra in Festa, la Festa del PD, che ha anche cambiato data e non solo sede. A tal proposito ha voluto parlare con noi il gestore della
chiosco lungo fiume per dirci insomma cosa ne pensa di questo cambio di programma, e noi per completezza di informazione siamo andati a sentire anche il sindaco Stefania Dazzani. Sicuramente io ci sono rimasta molto male, perché comunque in primis sono stati clienti a chiedermi come mai, ma io non so la motivazione, anzi vorrei saperla, anche perché poche manifestazioni venivano fatte qui al chiosco, al parco, le uniche due sono state tolte, quindi poi non lamentiamoci se tante attività poi alla fine non riescono a lavorare, cioè, non lavoriamo. Prendo atto delle lamentele dei gestori del chiosco e naturalmente me ne dispiace, potevo anche aspettarmelo, anche se come amministrazione comunale naturalmente non decidiamo dove e come fare le feste, visto che queste dipendono da quanto le associazioni decidono. Credo però che la baracchina del nostro lungo fiume, proprio per il contesto in cui si trova, abbia le potenzialità per crescere, non abbia bisogno di una festa per creare momenti di attrazione. La baracchina è sul lungo fiume che tutti ci invidiano, che è particolarmente frequentato anche non da persone di borgo, e quindi credo che non sia appunto una festa che faccia la differenza, e credo che appunto ci siano tutti gli elementi per crescere ancora. Ora ci spostiamo a Fontanelice, dove si svolgerà fino al 19, quindi 16, 17, 18 e 19, Sentieri di Festa e Sagra della Caccia. Come da tradizione sarà una festa appunto dedicata alla caccia, quindi fauna, ambiente, caccia, cani ed enogastronomia saranno le parole chiave di questa festa. Tutte le sere ci saranno stand gastronomici a base di cibi derivati insomma dalla cacciagione, con spettacoli musicali e mostre connesse al mondo della caccia. E la sagra c'è anche a Borgo Tossignano, infatti il 17, 18 e 19 maggio ci sarà la sagra del Tortellino, in occasione, in concomitanza del quinto trofeo Valsanterno, trofeo di calcio giovanile. La Valsanterno Calcio e il centro sportivo giovanile organizzano appunto la sagra del Tortellino con ottimi tortellini rigorosamente fatti a mano. Si potrà quindi mangiare tutte le sere dalle ore 18, la domenica anche a pranzo. Ovviamente non mancherà la musica, rock anni 80 sabato e la banda di San Crispino la domenica. E sempre domenica e sempre a Borgo Tossignano si svolgerà Pedalando lungo i sentieri d'acqua, una pedalata per tutta la famiglia alla scoperta delle vie d'acqua della Valle del Santerno. Il ritrovo è alle ore 9.30 presso la Casa del Fiume per una biciclettata in famiglia. Alle 9.40 invece i più temerari, i più preparati potranno fare una bella pedalata di 30 km in mountain bike partendo dal centro sportivo. Bene, è tutto per quanto riguarda le sagre. Ora, come abbiamo annunciato, siamo partiti l'altra edizione con uno spazio dedicato alla musica, e rinnoviamo anche oggi il nostro appuntamento con Music Garage. Nello specifico oggi siamo andati a scoprire i Sundale. Ed eccoci a Music Garage, un saluto a Alessandro Monti dietro la scrivania del TG Santerno. Oggi siamo qui insieme a Sundale, un gruppo musicale di Imola. Abbiamo Lorenzo e Francesco. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, ringraziamo i ragazzi di essere qui. Allora, i Sundale chi sono? Mi parli un po' del gruppo, chi c'è, chi suona con voi e quando sono nati? Dunque, Sundale è un gruppo di ragazzi, di giovani ragazzi, formatosi circa nel 2010, all'inizio del 2010. Inizialmente abbiamo fatto alcune prove così molto amichevoli, senza suonare veramente con impegno in realtà all'inizio, e poi dato che le cose andavano bene, ci siamo trovati bene, abbiamo iniziato a pensare a dei concerti da fare, poi anche un demo che abbiamo fatto, che abbiamo registrato, e poi chi lo sa in futuro magari anche un CD. Siamo in sette, una voce, due chitarre, un basso, batteria e violino. Perfetto, allora diamo il compito a Lorenzo di dire i nomi degli altri componenti, così anche da salutarli direttamente via video. Allora, sono in tantissimi, vediamo se me li ricordo tutti. Allora, abbiamo la violinista Elena, il tastierista Davide, il bassista che abbiamo cambiato da qualche mese Valerio, e il batterista Luca e l'altro chitarrista Marco. Poi ci siamo io e lui, io chitarrista e lui cantante. Come genere possiamo dire proviamo a fare una miscela di progressive e folk metal, progressive per via dei giri particolari,
dei contrattempi, mentre per un folk, per le tematiche delle canzoni oppure per il violino, che dà comunque un tocco di folk ai pezzi. Ecco. Ecco, vi faccio notare che questi ragazzi hanno 17 e 18 anni e mirano ad un genere, per chi non lo conoscesse, abbastanza complicato, quale il progressive. Anche il folk negli ultimi anni nell'ambito metal sta prendendo una piega abbastanza articolata. Dato che loro sono di Imola e sappiamo che a Imola il metal e l'ambito metal, seppur underground, è molto vissuto dai ragazzi, come si trovano con gli altri gruppi e quali sono le loro, diciamo, le loro idee per un futuro migliore per questo genere? Ma diciamo che a Imola ci sono moltissimi gruppi metal, ma anche altri tipi di gruppi come rock e cose così. Imola ci sono competizioni, ci sono contest, però diciamo che la cosa più utile secondo me, dato che siamo in una città abbastanza piccola ma piena di gruppi, è supportare ogni gruppo e aiutarci a vicenda senza fare, non so, guerre o cose così, che comunque sono sempre sbagliate. L'importante è comunque aiutarci, organizzare date insieme e supportare ogni gruppo, che è la cosa più importante. E andiamo da Francesco a sentire quali sono le novità del gruppo per questa estate del 2013. Dunque, siamo in piena attività compositiva, in quanto avremo quest'idea di provare a registrare il nostro primo debut album durante l'estate. È un'idea un po' difficile da mettere in atto, perché prima abbiamo dovuto scontrarci con dei costi di produzione che erano troppo alti per noi. Allora abbiamo scelto di fare una cosa più home recording. Quindi per adesso diciamo che stiamo finendo di comporre i nostri pezzi e poi inizieremo a provare per registrare tutto il resto. Ah, come live nel nostro, diciamo, percorso ne abbiamo fatti veramente tanti, e anche al di fuori di Imola, contando che tipo un mese fa siamo andati anche a Prato a suonare in un evento Pagan Folk molto bello. Come live adesso siamo fermi per ora perché, come ha detto Francesco, siamo in fase di produzione e abbiamo dei problemi col chitarrista, che adesso è impegnato con gli studi e non può purtroppo venire alle prove, però attendiamo che finisca e per continuare insieme a lui e produrre possibilmente il CD. Bene, questo era l'ultimo servizio per oggi, non mi resta che rinnovare l'appuntamento per il 31 maggio prossimo con il TG. Mi raccomando, continuate a seguirci, segnatevi la data del 31, seguite anche le altre rubriche di Televallata su www.televallata.it, su Facebook ovviamente, sul nostro canale YouTube. Un saluto a tutti.